nell'autunno del 19 abbiamo ben tre episodi di protesta popolare e operaia che si sviluppa subito dopo alcuni comizi, Piazza Giulio II, Corso Principe Amedeo, che è l'attuale Corso Italia, che vanno sempre a concludersi con l'assalto o il tentativo di assalto alla sede del Caffè Chianale, che si trovava sul Corso Principe Amedeo, praticamente dirimpetto all'odierno Piazza Sisto IV, che era un bar caffè frequentato in massima parte dagli ufficiali dell'esercito, dagli alti ufficiali dell'esercito e dai giovani borghesi, dagli appartenenti all'alta borghesia savonese, che vengono visti come i nemici. Quindi un clima molto caldo che si riscalda ancora di più quando il 1 agosto del 1920, 20, del 20, a millesimo, dopo una serata, un gruppo di operai che stava camminando per la città, per il paese, intorno alle 11 di sera, cantando Bandiera Rossa, viene fermato da un gruppo di carabinieri. Ne nasce un diverbio che poi sfocia in una colluttazione. Fatto è che ci scappa il morto e questo che viene ucciso è un operaio. Il giorno successivo a Savona viene proclamato il lutto operaio, si invitano tutti i negozianti a abbassare le saracinesche e viene fatto un comizio in piazza, durante il quale i toni degli oratori, incluso anche il segretario della Camera del Lavoro Gamalero, si alzano. Alla fine di quel comizio si forma un corteo non autorizzato di persone, si parla di 200-300 persone, che comincia a attraversare Corso Principe Amedeo, dapprima cerca di dare l'assalto proprio al Caffè Chianale e poi attraversa la città e qualcuno comincia a gridare, siamo, ripeto, al 3 di agosto, comincia a gridare diamo l'assalto al Vanda. Cos'era il Vanda? Il Vanda era uno stabilimento balneare che si trovava praticamente dove è oggi il prolungamento, a poca distanza dall'odierna statua di Giuseppe Garibaldi, e lì in quel momento stavano facendo una festa danzante e viene considerata un'offesa. È un lutto operaio, è stato ucciso un operaio, andiamo quindi a fermare questa festa danzante a cui partecipano numerosi ufficiali. La folla si dirige di operai, di manifestanti, scalmanati si dirige verso il Vanda e lì succede il dramma perché nel momento che entrano al Vanda e cominciano a volare le sedie e anche le pietre, alcuni ufficiali vistisi minacciati tirano fuori le rivoltelle sparano e i due che vengono uccisi sono proprio due operai dell'Ilva, Ruffinoni e Cavallero. A seguito di questo episodio, che avviene il 3 agosto del 20, dopo 12 giorni, viene deciso di far nascere a Savona un'organizzazione che possa proporsi come organizzazione a difesa delle forze conservatrici, borghesi e dell'esercito. E questa organizzazione viene a costituirsi al Teatro Chiabrera nel giorno di Ferragosto, arriva a Savona direttamente da Milano un personaggio che si chiama Salvatore Addis, inviato dal Comitato Centrale dei Fasci di Combattimento che sono stati costituiti nel marzo del 19 a Milano da Benito Mussolini. Quindi è direttamente qualcuno che arriva da fuori, che
cercano di organizzare la nascita appunto a Savona di una organizzazione di tipo fascista anche in città. A questa organizzazione aderiscono 27 persone, lo sappiamo con certezza perché ne vengono riportati i nomi e il numero sui giornali del tempo, quindi è sostanzialmente all'inizio un fallimento. A partire da quel momento abbiamo delle violenze a Savona, violenze che nei 2 anni, tra il 20, l'estate del 20 e l'estate del 22, totalizzeranno alla fine 7 morti per motivi di ordine politico e una cifra oscillante come minimo tra i 200 e i 300 feriti. Riportiamo queste cifre sulla base di quello che ci testimoniano i giornali. Pochi cambiano proprio in quell'estate del 20 e cominciano proprio le prime violenze e abbiamo addirittura le prime esplosioni di bombe a Savona, proprio nella notte del 31 dicembre del 20 e già del 27 dicembre del 20, dove scoppiano queste bombe? Scoppiano davanti alla sede della tipografia socialista e davanti alla sede del Chianale, quindi da una parte e dall'altra. Nell'ottobre del 21 ci sono numerose di queste azioni, di queste incursioni dimostrative ad Albisola Marina e una di queste ad Albisola Capo finisce nel sangue perché ci lascia alla pelle un ragazzo di 20 anni che si chiama Giuseppe Anselmo, che muore e viene colpito alle spalle. E quindi progressivamente si assiste a un'organizzazione che assume delle connotazioni anche militari da parte del movimento fascista. Dicevo, con la costituzione delle squadre d'azione, con la nascita degli avanguardisti, dei Balilla, e poi abbiamo aprile del 22 il tentativo ultimo, con la nascita, la costituzione anche a Savona, dell'Alleanza del Lavoro, l'ultimo tentativo, e Umberto Marzocchi se ne fa promotore, uno dei promotori, lui che è anarchico. Il tentativo di collegamento tra le varie forze della sinistra, a partire dal Partito Repubblicano, passando per il Partito Socialista, per il Partito Comunista, per gli stessi anarchici, per cercare di dare unità a quel movimento operaio per non disperdere le conquiste che si erano riuscite a raggiungere nel 19, ma soprattutto perché Marzocchi, che aveva vissuto le esperienze dell'estate del 21 a Sarzana, sapeva bene e conosceva bene la pericolosità del fascismo. Addirittura anche a Savona nascono gli arditi del popolo, però è un qualche cosa che non riesce però a organizzarsi in maniera decisa. La città si vede nei primi giorni del 22 invasa dalle camicie nere e in breve i palazzi del potere cittadino, quindi prima di ogni altra cosa il municipio, che si trovava all'epoca in piazza Chabrol, affacciato su via Pia, Palazzo Gavotti, viene occupato dai fascisti e così come viene occupata anche la sede della Camera del Lavoro in piazza della Maddalena, la sede del Consorzio Sbarchi in via Pia, la sede della società di fratellanza di mutuo soccorso in Villa Piana, la tipografia socialista viene data addirittura, si cerca di distruggerla, viene posto sotto assedio persino la sede del Partito Repubblicano e pochissimi organizzano la difesa. E a partire quindi da quel 5 agosto del 22 praticamente Savona cade sotto il regime fascista. Possiamo dire che qui noi abbiamo avuto in anticipo la marcia su Roma, ma in maniera molto più violenta. Il 29 ottobre del 22, quindi il giorno successivo alla marcia su Roma, abbiamo a Savona una parata militare di camicie nere che in numero di 800 circa sfilano per la città
sfilano in armi, praticamente tutti i capi dell'opposizione dalla sinistra sono intimiditi. Molti già sono scappati o si sono dati alla macchia. Viene dato l'assalto al carcere di Sant'Agostino e i fascisti entrano dal tetto e liberano quattro fascisti che erano reclusi a Sant'Agostino per l'uccisione proprio di Giuseppe Anselmo avvenuta a novembre del 21. Il primo atto che viene compiuto da Benito Mussolini, quale capo del governo, il 19 di novembre del 22, è la firma di un decreto che viene poi presentato al re e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 di gennaio del 23. E in questo decreto che viene presentato al re, Mussolini, firmando, afferma che il Consiglio Comunale di Savona deve essere sciolto perché i consiglieri non si riuniscono più a Palazzo Municipale. In realtà non si riunivano più già da alcuni mesi, ma semplicemente perché il Palazzo Municipale era occupato dai fascisti in armi. Nella sera, la nottata del 20 maggio del 1924, un paio di settimane prima dell'assassinio di Matteotti, muore in circostanze misteriose nella sua bottega di Via Niella Mario Accomasso, che dal 21 si era ritirato dalla politica, ma che aveva subito più volte minacce da parte dei fascisti. È una morte la sua estremamente misteriosa, il quanto i giornali del tempo riportano che l'uomo aveva subito, viene trovato alla mattina successiva, quando Mazzanti, che era il socio di Accomasso, va ad aprire la bottega, aveva trovato Accomasso riverso a terra in un lago di sangue con la testa spaccata. Accomasso muore nel volgere di un paio d'ore e il suo corpo viene immediatamente cremato. E quindi i giornali riportano tra l'altro diverse versioni di queste fratture alla base cranica che avrebbe riportato Accomasso, quindi poca chiarezza su questa morte. Il sospetto che è sempre rimasto è che lui sia stato vittima di una spedizione punitiva, forse finita male. I suoi funerali, che vengono celebrati 2 giorni dopo, vedono la partecipazione di una massa imponente di savonesi e di operai dell'Ilva e delle altre fabbriche di Savona e Vado, una massa imponente di migliaia di persone, e verrà poi ricordato questo episodio come l'ultimo episodio di testimonianza di antifascismo da parte dei savonesi nei confronti del nascente regime.